Questo programma è offerto da... Ritrovati a tutti amici di Passion for Motorsport in questa nuova entusiasmante puntata. Saranno tantissimi i temi che affronteremo. Ebbene sì, perché noi quando abbiamo deciso di creare questo contenitore abbiamo deciso appunto di parlare di tutto quello che riguarda il motorsport, come dice il nome stesso, Passion for Motorsport. Tra poco vi svelerò quali saranno quindi i temi di questa puntata. Prima però vado a presentare e a salutare la mia fida navigatrice Alessia Campana. Ciao Alessia. Buonasera a tutti. Allora, oggi si parleranno di argomenti veramente molto attuali e di prestigio. Sei pronta? Prontissima. Ecco, questa sera daremo spazio sia alle auto che alle moto, spaziando anche per il GT, quindi MotoGP, GT e tanta Formula 1. E naturalmente lo faremo in compagnia di un super giornalista sportivo by Autosprint e Italia Racing, Antonio Caruccio. Ciao Antonio. Ciao, ciao Riccardo, ciao Alessia, buonasera a tutti. Ecco Antonio, siamo a marzo, i motori si stanno iniziando a scaldare. Stanno partendo le serie più importanti. Il 18 marzo si spegneranno i semafori del MotoGP in Qatar, mentre il 25 marzo quelli della Formula 1 in Australia, vero? Vero, vero Alessia, sei preparata, hai studiato e saranno le due stagioni, due mondiali che ovviamente in Italia seguiamo ma anche al mondo con grande interesse per quanto riguarda il motorsport, le due ruote che vedranno Marc Marquez e la Honda tentare di riconfermarsi come anche Lewis Hamilton e la Mercedes per quanto riguarda le quattro ruote. Ne approfitto per rileggere le classifiche dell'anno passato appunto della MotoGP. Il titolo piloti è stato vinto in volata da Marc Marquez nel gran finale di Valencia, portandosi a casa 298 punti. Medaglia d'argento invece per l'italiano Andrea Dovizioso, che aveva guidato la rinascita Ducati e che si è fermato 261 punti. Tra i costruttori, trionfo Honda con 357 punti contro i 321 di Yamaha e 310 di Ducati. Bene, adesso andiamo nel dettaglio, caro Antonio, partendo proprio naturalmente dalla MotoGP, con i test invernali che si sono conclusi da poco e che vedono i container già volare alla volta di Losail. Sì, sono già rimasti a Losail perché gli ultimi test collettivi sono stati proprio in Qatar. Alcune ultime parti che i costruttori stanno preparando nelle basi europee saranno spediti verso la capitale Doha. Losail è a una cinquantina di chilometri dal centro della capitale e abbiamo visto una grossa difficoltà da parte di Yamaha. La casa di 3 Diapason ha faticato nelle prove che hanno portato prima la Malesia e poi Buriram in Thailandia, ma una rinascita per quanto riguarda il finale in Qatar con un ottimo recupero da parte soprattutto di Valentino Rossi. Bisognerà però vedere quali saranno anche le risposte di Ducati e Honda, molto molto competitive in queste prove invernali. Ma riepiloghiamo un po' di dati. Il miglior tempo in Qatar è andato nelle mani di Johan Zarco con 1 minuto 54 secondi e 29 millesimi, 247 millesimi più rapido di Valentino Rossi, anche lui su Yamaha, mentre la terza ha chiuso la Ducati con Andrea Dovizioso. Ecco, in Qatar, Antonio, abbiamo visto che si sono svolti dei test anche su pista bagnata. Sì, sì, è vero Riccardo, una particolarità, una peculiarità della MotoGP perché è stato verificato quella che è la tenuta dei pneumatici, ma non solo, perché negli scorsi anni si sono verificate delle problematiche per quanto riguarda la visibilità, tant'è vero che una gara fu annullata proprio in fase di apertura e poi rimandata al giorno successivo. E in questa maniera si è voluto decidere di dare la possibilità ai piloti di verificare quali fossero le condizioni. I responsi sono stati estremamente positivi per quanto riguarda i riflessi, perché
perché chiaramente con la pista bagnata si crea un effetto specchio per la luce molto pericolosa, perché rifletteva negli occhi dei piloti questo fascio di luce. E l'unica problematica che è emersa è per quanto riguarda la scia per gli schizzi d'acqua, ma questo ovviamente è un problema che si verifica anche con l'asciutto. Certo che non deve essere stato affatto semplice organizzare in pieno deserto dei test sul bagnato, deve essere stato piuttosto dispendioso. È vero Alessia, è stato molto dispendioso, ma meno di quanto sarebbe stato probabilmente organizzarlo in circuiti dedicati, come spesso accade anche in Europa. L'ha fatto la Formula 1 lo scorso anno a Barcellona, lo fa spesso Pirelli alle Castellet. Si è voluto approfittare del fatto che tutte le squadre, i piloti, soprattutto gli ufficiali, fossero presenti in Qatar per i test collettivi, aggiungendo una sorta di sessione extra dedicata a queste condizioni. E quindi sì, è vero, nel deserto e nella siccità non si va a pensare di organizzare delle sessioni di questo genere, ma proprio per evitare i problemi che si sono verificati in futuro, Dorna ha deciso di essere sistematica e programmatica in questo tipo di condizioni. Ecco Antonio, prima del Qatar si sono disputate delle prove anche in Thailandia e Malesia. Sì, la stagione 2018 in realtà è iniziata già il giorno dopo in cui si è concluso il Mondiale 2017, già a Valencia. Durante l'inverno si lavora tanto e si va su piste che sono appunto lontane da quello che è la concezione europea del mondo del motorsport. E come mai così lontano? Beh, per sfruttare quella che è la condizione climatica. Ovviamente andando in Malesia, quando si è in fine gennaio, in Europa ci sono sì e no 4 gradi, abbiamo visto la neve che ha colpito il vecchio continente in questi giorni. Ecco, in Malesia abbiamo già 20-25 gradi, spesso anche un caldo umido che si avvicina molto a quello che ospita le stesse condizioni. La Thailandia in particolare è un circuito nuovo che si va ad aggiungere nel calendario, dunque è stato deciso di sfruttare questi paesi caldi. Ecco, la stagione della MotoGP sta per partire, ma vogliamo sapere da Antonio Caruccio quali sono le novità 2018. Beh, anzitutto una novità del 2018 che va già oltre il 2020, perché Marc Marquez ha rinnovato la fiducia con Honda e questo ovviamente ha chiuso le porte per quanto riguardava l'eventuale passaggio di Jorge Lorenzo alla casa alata. Lorenzo che già era andato via da Yamaha, quindi non aveva la possibilità di tornare, un momento difficile in Ducati, ma verosimilmente il mallorchino avrebbe comunque continuato con la casa italiana. Antonio, cosa ci dobbiamo aspettare dagli italiani? Gli italiani dobbiamo sicuramente aspettarci un Andrea Dovizioso in lotta nuovamente per il Mondiale con una fortissima Ducati, il ritorno di Valentino Rossi e vedremo come si comporterà Morbidelli al debutto dopo aver vinto il titolo in Moto2. Il Motomondiale 2018 scatterà il 17 marzo dal Qatar, per poi andare in Argentina l'8 aprile, Austin 22 aprile e rientrare in Europa, a Barcellona, il 6 maggio. Due gli appuntamenti imperdibili, in Italia appunto il 3 giugno al Mugello e a Misano il 9 settembre, mentre si chiuderà la stagione come da tradizione in Spagna a Valencia il 18 novembre dopo ben 19 appuntamenti. Beh, stagione ricca di appuntamenti, molto lunga e che dire, che vinca il migliore, speriamo che quest'anno sia un italiano. Antonio, grazie mille per le tue grandi pillole sulla MotoGP. Noi andiamo un attimino in pubblicità, al nostro rientro saliremo su una macchina. Eh sì, a tra poco. Mecomer, azienda leader nel settore dello smaltimento dei rifiuti industriali, da oltre 50 anni al servizio delle imprese. www.mecomer.it. Signori, benvenuti a bordo, il viaggio può iniziare, mettetevi comodi. Nini Virta, velocità, sicurezza, affidabilità e tanta attenzione alle vostre merci in tutta Europa. Parco mezzi di ultima generazione a bassissimo impatto ambientale. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede con consegne in tempi rapidissimi. Dal 2007, magazzino gestito con sistema radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Nini Virta, la prima azienda in Italia a utilizzare camion con portata da 10 a 15 tonnellate con trazione 100% elettrica. Nini Virta, da oltre 30 anni tagliamo traguardi vincenti insieme a voi. www.ninivirta.it. Nini
Monza Track Day ti offre la possibilità di scendere in pista da protagonista. Con la tua auto potrai girare sul tracciato del Gran Premio d'Italia della Formula 1 in tutta sicurezza, dando sfogo liberamente alla tua passione. E allora, vuoi testare le tue doti di driver? Vai sul sito monzatrackday.it e scopri il calendario Monza Track Day 2017-2018. Vieni a correre nel Tempio della Velocità di Monza, non fallo in strada! Eccoci tornati amici di Passion for Motorsport nei nostri studi televisivi di Sport Italia. Come vi ho anticipato, ora saliremo a bordo di una vettura con la nostra cara amica Michela Cerruti per gustarci l'onboard camera di uno dei circuiti più prestigiosi al mondo, a mio avviso, e anche più spettacolari. Ecco, io chiederei alla regia appunto di farlo partire. Vediamo di che cosa si tratta. Sento già il rombo. Eccoci qui a bordo con Super Michela Cerruti. Allora, vediamo subito se Antonio riconosce dove siamo, in quale vettura e soprattutto in quale circuito. Siamo in Germania. Eh? Siamo ancora in quello che chiamiamo Nürburgring, ma eccoci, guarda qui. Abbiamo già iniziato ad essere nella Nordschleife. Ah, ecco, ci hai già svelato il trucco, caro Antonio. Naturalmente giro lunghissimo perché dura intorno agli 8 minuti e 40. Un giro, Michela Cerruti ci mette 8 minuti e 40 perché sennò anche qualcosa, noi ci metteremo qualcosa in più sicuramente. Esatto, esatto. Ma andiamo subito a dare delle nozioni tecniche di questo circuito. Il Nordschleife è il più celebre dei circuiti del complesso del Nürburgring. Ha ospitato 22 edizioni del Gran Premio di Germania di Formula 1 fino al 1976. Attualmente ospita la 24 ore del Nürburgring. Dovete sapere che l'intento di coloro che l'avevano disegnato era quello di realizzare un circuito che mettesse in crisi anche le migliori vetture, in quanto era previsto che il tracciato potesse essere affittato alle case costruttrici per collaudare nuovi modelli. Inoltre la pista fu immediatamente aperta al pubblico, caratteristica che ancora oggi. Proprio mangiato, eh? Sì, è molto molto difficile riuscire a gestire, quindi che là è a bordo, possiamo dirlo e svelarlo, non è un grandissimo segreto, anche perché i più appassionati l'avranno già riconosciuto, è una BMW Z4 versione GT3 e è una delle vetture più veloci che corrono all'interno del VLN. Non è facile riuscire a gestire il traffico. Io non so se tu, Riccardo, hai mai avuto la possibilità di fare un giro al Nordschleife anche con la vettura stradale, come diceva lei, se è possibile per l'ordinaria viabilità, ovviamente non durante le gare, ma guarda, adesso c'è una vettura turismo davanti a Michela, la difficoltà nel riuscire a trovare il giusto punto segnala anche con la freccia il doppiato dove si sposta, ma la pista lì è strettissima, guarda come sono vicine le barriere. Certo, sarebbe stato carino chiedere a Michela, insomma, com'è difficile orientarsi all'interno di questo circuito gigantesco e se le marce e le curve si ricordano, si va un po' anche, come si può dire, a caso, tra virgolette. Posso assicurare che molti piloti imparano questa pista alla PlayStation, perché hai la possibilità di ripassare continuamente nello stesso punto. Un circuito così lungo non è facile da trovare libero per giornate di test come può essere Monza coi track day, dunque è molto complicato riuscire a trovare
il giusto ritmo soprattutto, perché poi la grande variabile è proprio il traffico. Non è facile riuscire ad avere un giro uguale all'altro a Nordschleife. Tu pensa che durante la 24 ore ci sono oltre 70 macchine che corrono su questo circuito, con situazioni di doppiaggio soprattutto durante la notte improponibili. Pensa che alcune edizioni sono state addirittura interrotte per l'arrivo della neve. Ma pensa, addirittura. Ecco, non a caso viene chiamato Inferno Verde, Green Hill. Dovete sapere che il campionato VLN 2018 sarà articolato in 9 appuntamenti ed è giunto alla 42esima edizione. Si parte il 24 marzo e si conclude il 20 ottobre. Tanto Michela Cerruti che sfanala un Porsche. Guarda la particolarità di questo punto, una delle curve più rinomate del Nordschleife in tendenza, si va proprio a prendere la scanalatura creata per dare la possibilità alle vetture più veloci di passare. Non è stato il caso di Michela, purtroppo, che si è trovata la vettura più lenta davanti. Questo è ovviamente un giro di prova, ma non è facile trovare il ritmo, perché appunto è praticamente impossibile replicare un giro dall'altro. E anche con le vetture stradali io ebbi il privilegio di poterlo fare nel lontano 2015, credo, con Carlos Sainz. Non ho parlato per due giorni dopo, ma è veramente difficile riuscire a trovare il ritmo. Spesso quando si va a correre al Nürburgring, addirittura col pulmino, si va in 9 a fare il giro del Nordschleife. È un appuntamento immancabile quando si va a correre al Nürburgring, e spesso viene, come diceva anche Alessia prima, preso dalle case per fare dei test. Non a caso un italiano, Marco Mapelli, aveva registrato il record con la Lamborghini per quanto riguardava le vetture GT3. Tanti incentive vengono fatti anche da Renault. Ad esempio, quando veniva organizzata la World Series, con la Clio e la Megane si portavano in pista giornalisti, ospiti e VIP, proprio perché, guarda, è veramente un'opera d'arte questa pista. Sì. Ecco, ma quanto è lunga esattamente? Oltre 24 km, è un circuito difficilissimo, non è facile riuscire a ricordarlo tutto, come dicevamo prima. E poi pensa, la particolarità della 24 ore del Nürburgring è che comprende, si vede anche dalla mappa. In questo momento Michela sta per completare la parte più tortuosa, si metterà poi sui rettilinei. Una volta finito il Nordschleife ci si ricollega con quello che è chiamato il semplice circuito del Nürburgring, la Grand Prix Edition, ovvero quella dove si disputa il Gran Premio di Formula 1, per intenderci. È dunque la possibilità di costruire una varia configurazione della pista. La parte però storica, quella più bella, è quella appunto del Nordschleife, che non comprende la parte più moderna, dove invece si va a correre con Formula 3 DTM, certo, piuttosto che GT3. Ecco, sicuramente Michela con questa BMW Z4 GT3 con ben 515 cavalli si sarà divertita, assolutamente. Si è sicuramente divertita. Vedi qui in rettilineo la fatica nel riuscire a far sfogare tutta la potenza della vettura, ormai in dirittura d'arrivo. Guarda che sali scendi da affrontare praticamente in pieno. Che pelo la nostra Michela Cerruti. Beh, dai, amici di Passion for Motorsport, io sono sicuro che vi abbiamo regalato un bellissimo contributo. Grazie naturalmente a Michela Cerruti, che ci ha fatto salire nel suo abitacolo. E naturalmente io volevo ringraziare anche Antonio per le bellissime descrizioni, e la nostra Alessia, che ho visto che ha vissuto questo giro con adrenalina comunque. Assolutamente. Ora andiamo in pubblicità, al nostro rientro tanta Formula 1. A tra poco. Il tuo sogno in pista dà la possibilità a chiunque interessato di poter provare, all'interno degli autodromi più belli ed affascinanti, l'ebbrezza di una vettura da corsa. Il cavallo di battaglia che il tuo sogno in pista propone è una performante Lotus Exige modello 240R, vettura da corsa con 240 cavalli e un peso di 930 kg.
Vuoi stupire? Regala le gift card personalizzate il tuo sogno in pista. Regalerai una giornata da pilota e assoluta adrenalina. Tutti i drivers verranno seguiti da istruttori professionisti e da un'assistenza tecnica in pista. Per informazioni www.iltuosognoinpista.it. Buongiorno. Come va? La vedo strano. Posso esserle utile? Buongiorno. Che dire, sto impazzendo, non so proprio più come fare. L'aumento del costo del lavoro, trovare nuovi collaboratori validi è sempre più difficile. Come possiamo fare? Ho sentito parlare di Xelion, un'importante realtà italiana che può fare il caso nostro. Per la gestione del personale hanno interessanti proposte, offrono la dote lavoro. Benissimo, vi contatto subito, personalmente. Buongiorno, parlo con Xelion. Se anche tu hai un'azienda e vuoi un supporto per quanto riguarda i dipendenti, contatta Xelion e potrai fruire direttamente dei contributi a fondo perduto per l'abbattimento del costo del lavoro. Cosa aspetti? Vai sul sito xelion.it oppure contattaci al numero verde 800 12 97 97. Finalmente abbiamo risolto tutti i problemi grazie a Xelion. Abbiamo trovato la stabilità per continuare serenamente a lavorare. Xelion, la soluzione ideale che molte aziende italiane stavano cercando. Rieccoci amici di Passion for Motorsport, pronti e carichi per parlarvi questa volta di Formula 1. Ebbene sì, dopo la MotoGP e l'onboard camera del Nordsh Life di Michela Cerruti, è arrivato il momento di parlare della massima serie. La stagione 2018 sarà forse una delle più interessanti degli ultimi anni, perché dal punto di vista politico rappresenta la prima vera operazione di Liberty Media. È vero Alessia, hai studiato, sei preparata. E l'anno scorso Liberty arrivò in corso d'opera, subentrò a Bernie Eccleston durante l'inverno, quando era già tracciato un sentiero e una via, tant'è vero che per i test collettivi dello scorso anno la Formula 1 per la prima volta sbarcò con dei video sui social. Questa sarà una nuova Formula 1, abbiamo visto l'abbandono delle Grid Girl ad esempio, sarà una Formula 1 diversa. Sicuramente. Una cosa che mi ha molto colpito è la presenza dell'alo. A te, Riccardo, piace? Devo essere sincero? No, sinceramente non mi piace perché snatura un po' quella che è secondo me la vera Formula 1 e una vera vettura monoposto. Te, Antonio, invece cosa ne pensi? Ma guarda, a livello estetico è qualcosa di diverso, molto divertenti i meme che sono comparsi sui social in cui rappresentano le vetture di Formula 1 come delle infradito, in effetti il disegno richiama un po' quello, è stata però un'introduzione voluta per una questione di sicurezza, dunque speriamo che questa introduzione dell'alo possa portare a dei risultati da questo punto di vista, dal punto di vista anche ingegneristico e della disegnazione delle vetture è stato necessario rivedere alcuni dettagli perché chiaramente si è aggiunto peso in una Formula 1 che conta al grammo, immagino di aggiungere una 10 kg, no? Circa, più o meno, comprensivo anche delle alcune piccole particolarità, si sono ridotti comunque gli ingombri anche al posteriore, dunque più o meno una variazione di una decina di kg. Sono state presentate tutte le vetture, Antonio. Cosa ci puoi dire a riguardo? Sono state presentate tutte le vetture, c'è stato dal punto di vista tecnico una variazione per quanto riguarda le due monoposto che si sono sfidate per il Mondiale 2017, Mercedes e Ferrari. Un'inversione di tendenza per entrambi. L'anno scorso Mercedes aveva un passo molto lungo, vale a dire la differenza distanziale fra i due assi, anteriore e posteriore, mentre Ferrari era più corta. Non a caso Ferrari ha avuto delle ottime performance a Budapest, in Ungheria e a Monte Carlo, tracciati molto stretti e tortuosi dove avere un asse più stretto dà la possibilità di manovrare meglio le vetture. Dall'altra parte la Mercedes con un passo più largo in circuiti come Silverstone, Monza e Spa è letteralmente volata. Sorprende il fatto che appunto Mercedes abbia voluto tornare più verso Ferrari mentre Ferrari andare verso Mercedes, dunque vedremo se ci sarà un'inversione di tendenza. Beh, la Ferrari comunque, come vediamo dalle immagini, la rossa è sempre bella da vedere, eh? Cosa ci dici a riguardo della rossa? È anche più rossa del solito perché è scomparso lo sponsor Santander che arrivò ai tempi di Alonso, è molto più rossa, vedi dove c'è la scritta Ray-Ban, si è sparita la macchia bianca, anche l'ala anteriore è completamente rossa, dunque una rossa sempre più rossa. Esatto, eccolo qua, Sebastian Vettel, chissà se potrà essere quest'anno
protagonista assoluto. Tu cosa ne pensi, Antonio? Lo scopriremo il 26 marzo in Australia. Una domanda a cui ormai sai già la risposta. Non si sbilancia mai. Mi ha colpito molto invece la livrea della Red Bull. Come mai questa idea, Antonio? Sì, è una livrea che viene utilizzata solo per l'inverno e per lo shakedown di Silverstone. Negli scorsi anni si fecero anche i test invernali con questa sorta di maculazione. Una vettura nera opaca con delle macchie bianche. Si fa per non dare subito agli avversari la possibilità di riconoscere quali sono le innovazioni sulla vettura. Viene mascherata l'aerodinamica in maniera tale che anche dalle fotografie non riesca a trasparire quelli che sono i dettagli. Nel caso poi di Adrian Newey, genio assoluto e indiscusso della Formula 1 moderna, un aggrocimento in più. Eccola qua, la Super Red Bull all'opera. Ecco, anche la McLaren si è presentata con una livrea molto molto particolare. La McLaren è diventata, o è meglio, è tornata arancione papaya. È un colore che spesso il costruttore di Woking utilizzava durante i test invernali, già nella fine degli anni 90, al passaggio di Mercedes, quando c'erano Häkkinen e Coulthard, veniva utilizzata questa livrea, fu utilizzata anche nelle scorse stagioni. Quest'anno però potrebbe quasi rimanere colore per tutto l'inverno, perché sono finiti i rapporti con lo sponsor precedente Honda, dunque chissà che Zak Brown non decida di mantenere questo colore particolarmente caratteristico e comunque riconoscibile. Proprio il cambio di motore sarà uno degli argomenti caldi di questa stagione. È vero Alessia, perché McLaren ha abbandonato Honda dopo un triennio disastroso per il costruttore inglese, un binomio che invece aveva regalato sulla fine degli anni 80 dei bellissimi successi con Senna e Prost. È arrivato il passaggio a Renault, dunque una McLaren-Renault, una coppiata unica nella storia. Non si era mai visto infatti il costruttore inglese lavorare col motorista francese. Che fine ha fatto Honda? Honda è passata a Toro Rosso, quindi una punta di italianità per la Honda, un progetto cresciuto durante l'inverno con addirittura dei tecnici di Faenza che sono andati in Giappone per studiare l'evoluzione del motore. Va fatto notare che Honda e Renault hanno una costruzione completamente diversa per quanto riguarda il motore, il turbo e il caricatore, dunque è stato necessario ricostruire entrambe le vetture, McLaren e Toro Rosso. Ed Alfa Romeo invece? Alfa Romeo invece è stata presentata una bellissima vettura con i colori ufficiali dopo un tender dell'inverno. Molto bello vedere appunto Alfa tornare in Formula 1 con Sauber e due piloti, Marcus Ericsson, ma soprattutto Charles Leclerc da tenere sott'occhio. Ecco, tra l'altro Alfa Romeo che schiera tra i suoi driver anche una lady, Tatiana Calderon. Sì, Tatiana è stata, diciamo, promossa da reserve driver a test driver. Di base non cambia niente, perché Tatiana non salirà ufficialmente in vettura durante la stagione, ma c'è stata la possibilità di vedere un'altra donna nel circus della Formula 1. Di Renault invece cosa possiamo dire? Renault a schiera Carlos Sainz e Nico Hülkenberg saranno sicuramente i piloti da tenere sott'occhio. Beh, sicuramente una Renault anche quest'anno da tenere sott'occhio, secondo me, perché può far bene. La puntata di questa settimana è giunta al termine. Spero che grazie al nostro Antonio Caruccio vi abbiamo deliziato con la MotoGP e con la Formula 1, oltre che con questo bellissimo giro vissuto in compagnia di Michela Cerruti in quel del Nosh Life. Grazie mille al nostro giornalista sportivo, grazie Antonio voi, Caruccio, Riccardo. E alla nostra bella Alessia Campana. Grazie a voi. Amici di Passion for Motorsport, l'appuntamento è per settimana prossima. Ciao. Questo programma è stato offerto da...